cari ascoltatori di TripeFX, oggi siamo qui insieme a Claudio Lodi e sono molto contento di averlo qui con noi perché è un Adobe Guru, oltre a essere un ambasciatore per Wacom. E mi fa molto piacere perché comunque è uno di quei personaggi italiani che secondo me ha molto da raccontarci, molto da dire, soprattutto in settore grafico. Però prima di tutto volevo sapere come hai iniziato ad avvicinarti al mondo della computer grafica. Io parto come assistente alla fotografia fondamentalmente, ho iniziato a lavorare a Mediaset come assistente alla fotografia, sulle luci, e diciamo che il primo lavoro poi in maniera particolare era anche la parte audio oltretutto, quindi, però sulle luci, poi arrivò la computer grafica nella metà degli anni 90 anche in televisione, quindi mi rimasi folgorato da questa cosa bellissima. Io nasco come disegnatore, ho fatto qualche fumetto inizialmente, però era un periodo molto buio per il fumetto in Italia, quindi alla fine degli anni 80. E quindi niente, praticamente andare avanti e continuare la computer grafica che in televisione, che faccio tuttora in questo momento. Lavoro anche per il cinema, faccio qualcosa anche lì in questo campo, però continuo a lavorare per la televisione. Per un certo periodo ho lavorato per Mediaset fino alla fine del 2002 e da lì poi mi sono spostato alla Rai per altri 9 anni e dopodiché ho deciso di fare il libro professionista, insomma. Come si diventa Adobe Guru e Wacom Ambassador? C'è un iter da seguire? Allora, qui specialmente per il discorso Adobe Guru, premetto che gli Adobe Guru non esistono più. Siamo stati, gli altri miei colleghi e amici, siamo stati rinominati da un certo punto di vista, cioè nel senso ci chiamiamo Adobe Community Partner e nel caso mio e di altri miei colleghi, per esempio come Paolo Baccolo o Italo Sannino, che gestiamo dei canali ufficialmente per Adobe, nel mio caso After Effects, e veniamo chiamati Adobe Community Leader, nel senso gestiamo questa comunità in Italia che nel mio caso si parla di After Effects e in maniera consecutiva anche Adobe Premiere. Non c'è un iter da dover seguire, uno dei classici errori che si facevano era quello di pensare che prendendo la certificazione Adobe diventavi Adobe Guru, no, in questo caso è l'azienda Adobe, nel mio caso Adobe venne alla Rai dove stavo lavorando, aveva bisogno di una persona che si occupasse della sezione video su Roma e quindi accettai l'offerta, veniva lì l'Adobe, da lì è venuto a cascata tutte le altre aziende, proprio perché Adobe ci ha dato la possibilità di lavorare trasversalmente su tutti i software. Per me venne Nikon, poi venne Wacom, che ci chiamarono proprio per la nostra conoscenza che abbiamo sui software, in maniera particolare perché parliamo direttamente con i clienti, con i fotografi, con i videomaker, parliamo direttamente, quindi abbiamo questo tipo di conoscenza qua. Lavoriamo sul campo, facciamo questo mestiere e quindi poi sappiamo parlare di questa cosa. Stessa cosa quindi per quanto riguarda Wacom, se la Wacom ha bisogno di te, sa dove trovarti, viene, ti trova. Quindi diciamo che la tua giornata tipo è quella di stare, diciamo, un po' dietro ai vari clienti. Esattamente, sì, certo. La nostra giornata tipo fondamentalmente con questa figura professionale è quella di stare appresso ai clienti che ti scrivono, ti mandano mail, ti chiamano, ti scrivono anche alle 3-4 di notte se hanno qualche problema, questo sicuramente, su perché un prodotto non funziona, su come si fa una cosa, su come si cerca di risolvere un problema tecnico sul software, così, una plugin che magari non conoscevano, così o bel genere. Noi assistiamo per quello che è possibile il cliente da questo punto di vista, insomma. Negli ultimi 3-4 anni la motion graphic è cambiata tantissimo, anche grazie al fatto dell'interazione con, ad esempio, After Effects e Cinema 4D. Quale sarà, secondo te, il prossimo passaggio della grafica 2D? Allora, è una domanda un po' particolare, perché il passaggio della computer grafica dove andrà, e specialmente la motion graphics, da qui a qualche anno è un po' difficile dirlo, perché vi faccio un esempio, con l'arrivo delle infografiche in stile un po' old, retro, quindi con una serie di font abbastanza vecchiotti come stile, con più font messe insieme all'interno dell'infografica, ha fatto sì che anche la motion graphics prendesse quello stile, quindi tutto molto flat, tutto molto piatto, animazioni molto veloci, formazioni anche molto veloci, sempre dipende sempre da quello che facciamo, logicamente se è un messaggio molto lungo, beh, lo facciamo in maniera diversa, però sì, la linea di guida è quella, insomma, hanno cominciato MTV e poi Fox, il canale televisivo, a dare queste linee guida di questo nuovo tipo di infografica che si faceva così. Dove andrà è difficile dirlo, perché l'integrazione di Cinema 4D con After Effects fa sì che il 3D possa essere inserito dentro, anche se poi lo gestiamo in maniera stile cartoon.
è difficile vedere un 3D vero e proprio all'interno di un'infografica animata fondamentalmente, e se c'è è comunque in stile cartoon. Dire dove andrà è difficile. Per esempio, noi abbiamo un nostro collaboratore che collabora con noi, Adobe, che fa spesso degli interventi, che è Emanuele Colombo, che è considerato uno dei motion artist più importanti in Italia, che comunque anche lui ha questo suo stile particolare, che nasce però da un'idea abbastanza flat, anche lui abbastanza piatta. Dove si andrà è difficile, perché anche lui credo che abbia questo tipo di difficoltà nello scegliere. Quindi dove andrà non si sa, dipende anche dalla tipologia di software e quello che faremo, che potremo fare con After Effects più là, o la nascita di qualche altro software sicuramente che ci può aiutare su questo. Nel mio andare nei vari corsi che faccio ho scoperto che molte persone fanno infografiche, fanno motion graphics anche usando software assurdi. Ho visto persone farle anche con PowerPoint, per dire, ecco, quindi perciò... Siamo all'interno del Digital Drawing Days, siamo qui organizzato da TDWS, sei venuto qui con la Wacom, ci sì. Puoi dire che prodotti hai portato e illustrarceli un po'? Noi già a Parigi abbiamo parlato con Guido Müller, il quale ci ha mostrato la Touch 27 pollici, ma tu qui hai qualcos'altro? Esattamente, sì, qui ho portato dei prodotti forse per me più adatti per questo tipo di mestiere, di ambiente più che mestiere. Che abbiamo una Cintiq 22 pollici, che è il modello quello leggermente più piccolo della Cintiq 27, è collegato a un computer qui costruito, proprio assemblato dall'azienda che fa questo evento. Poi ho portato una Companion 2, che è un portatile vero e proprio con una configurazione abbastanza alta, perché è un quad core i7 con 16 GB di RAM e una scheda video Intel HD 6100, quindi adatta per fare un po' tutto, dal 3D al montaggio video, perché la suite Adobe per esempio qui viene riconosciuta perfettamente e quindi sfrutta la potenza della scheda video. Abbiamo portato una penna per l'iPad per far vedere come si disegna sopra l'iPad, la nostra, diciamo, il nostro concorrente alla penna Apple. E abbiamo portato poi i nostri altri due prodotti, che sono la nostra Intuos, che è la nostra entry level, ho la scatola rigirata, la nostra Intuos entry level, e questa che da costo basso, intorno a 89,90 viene. Scusami, sarebbe poi il nuovo prodotto che va a sostituire la Bambù? Esattamente, questo è il prodotto che sostituisce la Bambù, perché per adesso la Bambù è diventata un'altra cosa che poi vedremo, e in più abbiamo il prodotto, quello nostro, che incredibilmente è il nostro prodotto di punta dal punto di vista delle vendite, perché questo è la Intuos Pro, che è la tavoletta grafica che tutti i grafici hanno praticamente in uso. Non esiste grafico che non è passato su questa, detto proprio tranquillamente. E in più abbiamo, come diciamo prima, la Bambù è diventata praticamente, un attimo che la prendo e ve la faccio vedere, la Bambù è stata, diciamo, convertita in questo caso, che è il Bambù Spark. Il Bambù Spark è un blocco dove noi disegniamo qua sopra. I disegni che facciamo qua sopra vengono, cliccando due volte su questo pulsante, vengono salvati qua dentro. Quando torno a casa o anche in giro dove sono, sincronizzo con il mio telefono, con il mio tablet, che finisce sul nostro cloud, sul cloud di Wacom, sul vostro account che vi fate sul cloud di Wacom, e poi da lì ve lo potete scaricare sul computer e continuare a disegnare con una normale penna, che è questa qua, e un normale blocco di fogli di carta, è questo qui. Questo è il nostro prodotto adesso, che si chiama Bambù. Praticamente noi abbiamo suddiviso i prodotti Intuos per il reparto grafico, e questo invece, come vediamo, pensatelo come un qualcosa per andare in giro e buttare giù idee, schizzi, idee così, ecco. Non vedetelo come un prodotto per fare un prodotto finito, fondamentalmente. Questo vi serve per buttare giù le idee, ecco. Diciamo, potrebbe essere un prodotto adatto a un concept artist che magari si sposta in treno o in viaggio, vorrebbe, vuole disegnare, se non ha un compagno potrebbe utilizzare... Perfettamente, certo. Ok. E questo è, insomma... Va bene, in un altro video abbiamo parlato, ho mostrato una cosa particolare che non tutti sanno, che dentro il portapenne, disegnato da Pininfarina, giusto? Sì, esatto. Abbiamo delle mine in più, delle puntine in più per la nostra penna. Ci puoi però, visto che sei un Adobe Guru, spiegare che cosa sono e che cosa servono? Ok. Più che come Adobe Guru, Wacom Ambassador. Okay. Allora, come vedete, avvicinando così, all'interno del barattolino che vi ha fatto vedere lui nell'altro video, avete questa serie di punte che sono qua. Allora, avete 5 punte classiche, quelle nere di ricambio, in cui avete
tre punte chiare, quasi bianche, che sono tre punte in feltro, che danno l'attrito e il rumore che fa la matita sul foglio di carta. In più abbiamo una punta bianca con la molla, che è quella che si vede qui. La punta bianca con la molla tende a simulare le matite molto grasse, quindi un'ipotetica 6B, 8, 12, 12B. Quindi non matite a grafite pura, ma proprio una classica matita molto grassa. In più nel barattolino, a differenza di questo portapenne qua, c'è una punta nera con una piccola puntina bianca sopra disegnata. Questo fa l'inverso dell'altro, ovvero questa simula le matite molto dure, quindi una 2H, 4H, 6H, così. Praticamente noi cerchiamo in tutti i modi di dare all'utente la stessa esperienza d'uso che c'è sulla carta. Cerchiamo di renderlo il più possibile comodo, confortevole su questo tipo di mezzo, con logicamente le limitazioni, tra virgolette limitazioni, perché poi non sono limitazioni hardware, che quindi sarà uno schermo molto liscio qua sopra sulla Cintiq o come può essere sopra una Intuos. Ecco perché abbiamo fatto le punte, che dà questo tipo di sensazione, insomma. Ok, quindi un consiglio è quello di non abbandonare mai la carta, perché chi magari sa disegnare bene sulla carta, utilizzando questi strumenti, potrebbe avere dei risultati. Quello è un consiglio che noi diamo sempre, almeno io personalmente do sempre, ovvero carta e quindi analogico e digitale devono sempre viaggiare insieme, perché perdere il dono di saper disegnare su carta è qualcosa di veramente brutto. Questo non significa che poi voi non dovete disegnare sul digitale, no, ma vi aiuta sicuramente a lavorare sul digitale. Diciamo che all'inizio chi comincia da zero e quindi prende una Intuos o prende una Intuos Pro e ha il problema di dover alzare l'occhio dalla tavoletta grafica, quindi disegnare sulla tavoletta grafica ma guardare lo schermo, all'inizio per chi disviene dalla carta è un problema abbastanza serio, perché si sballano i rapporti, si sballano tutte le cose che avete imparato. Allora noi in quel caso diamo un consiglio, che è un semplice esercizio che può sembrare stupido ma non lo è. E infatti, come dicevamo, ve lo facciamo vedere adesso in funzione. Lo faccio sulla Cintiq perché ho questa adesso qui a disposizione, ma questo esercizio lo dovete fare sopra le Intuos e Intuos Pro. Allora, praticamente è questa cosa qui. Allora, praticamente l'esercizio è questo. Sopra le Intuos o Intuos Pro voi fate una serie di linee orizzontali, il più possibile dritte, il più possibile, quindi non come le sto facendo io in questo momento, il più possibile equidistanti una dall'altra, poi le fate verticali così, sempre il solito discorso, il più possibile verticale, il più possibile equidistanti una dall'altra, e poi dentro ci fate un cerchietto. Questo serve a sincronizzare il movimento della mano sulla tavoletta grafica, che sarà in basso, con l'occhio che sta guardando qua. Sembra semplice perché l'ho fatto sulla Cintiq, ma guarda, pensate che non lo è. Questo, se lo fate un'oretta al giorno e poi tornate a disegnare, e lo fate per un mesetto fondamentalmente, anche di meno, ma chi disegna su carta magari un mesetto un po' più necessario, vi aiuterà a passare questo problema, che è quello della sincronizzazione occhio-mano in due posizioni diverse. Siamo qui ad Arezzo per il Digital Drawing Days. Cosa ne pensi di questo evento? Allora, è un evento al quale io tengo a partecipare in maniera mia, proprio personale, perché oltre ad avere un'amicizia con le persone che lo organizzano, mi piace proprio il tipo di rapporto che c'è con le persone qua. È un evento, possiamo chiamarlo di nicchia, anche se poi alla fine di persone ne vengono tante qua dentro, e vengono anche aziende grosse, per esempio c'è la Chaos Group di Vorrei, qua dentro gira, anche se non in maniera ufficiale, ma gira molto Autodesk, quindi c'è la 3D Connection con i suoi mouse 3D, quindi insomma ci sono le nuove realtà di tracking che abbiamo qui davanti a noi, e quindi insomma c'è veramente un movimento molto molto importante, e le Wacom dentro si inseriscono perfettamente, perché la scultura digitale, l'uso di Photoshop per il fotoritocco, anche se noi facciamo un render all'interno di Vray dentro per 3D Studio Max, poi abbiamo bisogno di passare in Photoshop per dargli qualche piccolo ritocco, e quindi i nostri prodotti qui sono inseriti veramente molto molto bene, specialmente perché comunque chi fa grafica in maniera particolare scultura digitale, non dico che deve usare fondamentalmente per forza il nostro prodotto, ma poco ci manca, insomma, devo usarlo per forza, insomma.
Perfetto, grazie mille per il tuo tempo e spero di ritrovarti allora il prossimo anno sempre a Digital Driven Days. Ci sarò, okay. Perfettamente, grazie.